Stamattina a Roma un uomo di 56 anni, probabilmente senza fissa dimora, di origine romena, è stato trovato in gravi condizioni all'interno dell'ex città del rugby, via Augusto Ronzini, un luogo attualmente dismesso e occupato da senzatetto. Dopo il tempestivo intervento di soccorso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Sul luogo sono intervenuti agenti del commissariato Spinaceto e la polizia scientifica che hanno avviato indagini. Le prime informazioni non suggeriscono ferite da arma da fuoco o accoltellamento, ma evidenziano fratture al cranio e alle ossa nasali. La dinamica dell'aggressione e i dettagli restano da chiarire.